È un grande onore prendere la parola in questo, presso questa prestigiosa Accademia Nazionale della Politica, una sede che si dedica con passione e con impegno alla formazione politica e culturale delle giovani generazioni. So bene da quanto appreso da più parti che sotto la sua guida, Presidente, l'Accademia continua a garantire uno spazio di libertà, di scambio, del confronto di idee, non soltanto nel campo civile ma anche politico. Ed è un onore aggiuntivo quello di poter parlare oggi proprio di Europa. Mi è stato detto che avrei potuto iniziare con un intervento di circa 20 minuti. Mi sembra generosissimo questo spazio, perché in tutta la mia carriera ho notato che quando potevo chiacchierare con un sottosegretario era difficile arrivare a 7-8 minuti, con un ministro ancora meno, 4-5. Sono sposato da tanto tempo e a casa mia ho a mia disposizione ancora meno tempo e in ogni caso non ho mai l'ultima parola. Dunque, l'Europa non è di moda. Se noi leggiamo i giornali, se noi parliamo con gli amici, è difficile trovare, quando si pronuncia la parola Europa, un moto, un sentimento di grande apprezzamento. Sembra quasi un'idea perdente. E perché? Perché vediamo contrasti, lotte politiche, lotte di potere, un numero immenso di ambiguità, promesse mancate. E allora ci diciamo, ma questa Europa cos'è? Qualcosa che hanno costruito i tecnici, i tecnocrati? E non è proprio così, perché in realtà a livello delle amministrazioni comunali, regionali, nazionali, lo spettacolo non è diverso. Stiamo attraversando un periodo difficile e i difetti tipici che si imputano all'Europa non sono dissimili da quelli di qualsiasi realtà politica. Se vogliamo invece vedere cosa ha fatto l'Europa, cosa ha realizzato, bisogna guardare altrove e vedere cosa è successo negli ultimi 50 anni. E dopo che abbiamo visto quello che è successo negli ultimi 50 anni, dovremmo chiederci, ma come vedono l'Europa quelli che abitano in altri continenti? Ebbene, parliamo prima dell'argomento realizzazioni dell'Europa negli ultimi 50 anni. Bene, devo dire che se ci riflettiamo un momento, dobbiamo riconoscere che quello che è accaduto in questo continente non si era mai visto prima. L'Europa è la culla del principio di sovranità di uno Stato nazionale. Dopo 30 anni di guerra di religione si conclude una pace in Germania, nel nord della Germania, a Westfalia, e per la prima volta si afferma l'indipendenza, la sovranità di ogni Stato, non più sottoposto all'imperatore o alla Chiesa, ma uno Stato che non ha sopra di sé alcun limite alla sua capacità di decidere. Questo sistema dello Stato nazionale, nato in Europa, è andato avanti per circa 300 anni. E soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo assistito a qualcosa di assolutamente inedito. Alcuni paesi, in maniera del tutto pacifica, trasparente, hanno deciso di rinunciare ad alcuni aspetti di quella sovranità e magari esercitarla invece in comune. Per fare cosa? Per realizzare
obiettivi che erano infinitamente più grandi di loro. E abbiamo così visto come un visionario francese, Jean Monnet, che non aveva neppure 30 anni quando, durante la Prima Guerra Mondiale, ebbe l'incarico di coordinare gli sforzi tra Francia e Germania per certi approvvigionamenti, ebbe questa intuizione che forse si sarebbe potuto creare tra i due paesi che erano all'origine di tanti conflitti in Europa, Francia e Germania, un nesso forte, partendo da quello che in quel momento era più importante per l'economia del paese, cioè l'acciaio e il carbone, quindi il ferro e il fuoco. Ebbene, da questa idea geniale di Monnet è nata la Comunità Europea e abbiamo visto tutti come, rimasti nominalmente sovrani, un gruppo di paesi ha dato vita a un mercato comune, a regole di concorrenza, a un sistema di diritto che valesse nello stesso modo in tutti i loro paesi e a una presenza nell'economia mondiale che fosse qualcosa di diverso dalla rappresentazione di solo Francia o Germania o Lussemburgo o Belgio o Italia. Ebbene, questa formula come è stata vista da fuori? Devo dire che è stata vista come un immenso successo. I paesi dell'America Latina hanno voluto fare qualcosa di simile, un'organizzazione Mercosur. Paesi dell'est asiatico hanno detto: ma perché anche noi non possiamo contribuire a creare un sistema regionale? E poi si sono accorti che, grazie a questa capacità decisionale dell'Europa, l'Europa non agiva soltanto all'interno delle sue frontiere, ma ha cominciato a partecipare a operazioni di mantenimento della pace fuori dai suoi confini, nei Balcani, in Iraq, e cioè si è visto che l'insieme di questi paesi assicurava per la ricostruzione di paesi distrutti dai conflitti o per la rimessa in piedi di un sistema giuridico, che la presenza degli europei era enormemente più importante, più significativa di quella stessa degli Stati Uniti. Quindi è a noi europei che questo forse non è apparso tale, ed è la nostra percezione che non è stata così attenta a questi sviluppi come lo è stata quella di altri paesi che hanno preso atto di questi straordinari sviluppi. Questo vuol dire che tutto va bene. Come mai quell'immagine di un'Europa in crisi? E perché è anche vero che la presentazione di un'Europa in crisi non è così lontana dalla realtà. Incompiuta, incapace di raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissa. E a causa di cosa? Di discordie interne, ma ci sono discordie interne anche all'interno dei singoli paesi. E come mai in Europa questa paralisi decisionale è così vistosa? Ebbene, una qualsiasi unione di Stati ha bisogno di tre componenti: una Costituzione, e l'Europa ce l'ha. Se noi leggiamo il Trattato dell'Unione Europea, rassomiglia molto a una Costituzione di un Paese membro. Ma poi occorrono due altri componenti: la capacità di agire, di prendere decisioni,
e i mezzi e strumenti per poter attuare le decisioni prese. E sono proprio queste due ultime componenti che mancano, che non hanno raggiunto lo stato di sviluppo sufficiente in Europa. Perché come si fa a decidere se persiste in tanti campi il principio dell'unanimità? Non è detto che perché che il principio in sé impedisca un'intesa. Può darsi che su certi temi tutti i paesi, pur avendo un diritto di veto, in realtà si trovano d'accordo perché c'è un interesse comune, ma quello non è un'unione, è un fatto aleatorio, casuale. Così capita che tutti i paesi per il momento siano d'accordo per far così. E invece solo il principio di maggioranza consente di prendere decisioni, ma il principio di maggioranza presuppone che chi si trova dalla parte della minoranza riconosca che il bene comune è più importante del suo singolo interesse e che quindi rinunci a bloccare un processo decisionale. Bene, purtroppo questo principio dell'unanimità continua ad applicarsi con una tale frequenza che noi assistiamo a una quantità di incontri, di riunioni, di consigli e non vediamo mai uscire una decisione. Quindi il secondo delle componenti di un'unione, la capacità di agire, risulta in qualche modo in Europa affievolita, indebolita e fianca. Ma se anche noi riuscissimo a superare questo, perché da parte dei Paesi membri ci fosse una reale volontà di passare al principio della maggioranza, i mezzi, gli strumenti per poi attuare le decisioni prese esistono? Bene, lì si passa a un altro argomento, che è quello del bilancio dell'Unione, che rappresenta, rispetto all'insieme dei bilanci nazionali, l'1, qualche cosa, e che dimostra quanto sia modesto il campo di azione di un'Unione che si propone obiettivi così ambiziosi quando i mezzi a sua disposizione sono così limitati. Se salisse perlomeno a 2-3%, la situazione sarebbe diversa. E allora ci ritroviamo in un momento della globalizzazione dove sono apparsi protagonisti imponenti sulla scena come la Cina, come l'India, come il Brasile. Ci ritroviamo con i paesi singoli dell'Unione Europea che cercano di far da soli, di promuovere le loro esportazioni, di difendere i propri interessi, e in questa moltitudine di rapporti che stabiliscono con questi nuovi protagonisti sulla scena mondiale appare chiaro che non abbiamo le dimensioni, non abbiamo il peso, non svolgiamo quell'influenza che pure ci si potrebbe attendere. Perfino nelle grandi organizzazioni internazionali, come il Fondo Monetario, dove i Paesi membri rappresentano veramente una capacità straordinaria di influenzare tanto al Fondo come alla Banca Mondiale l'attività di questi organismi, la separazione delle diverse iniziative europee fa sì che esercitiamo un ruolo molto minore di quello che in realtà saremmo in grado di svolgere. Per non parlare dell'energia, dove ciascuno fa per sé, i tedeschi costruiscono, hanno già finito un gasdotto direttamente dalla Russia alla Germania, noi fatichiamo a trovare il modo per attraversare la Turchia o per arrivare attraverso il Mar Nero alle nostre coste,
Per quanto riguarda l'energia atomica, sappiamo tutti che non c'è nessuna posizione comune, i francesi vanno avanti, noi i tedeschi abbiamo molte perplessità. Quindi diciamo così, che non è la presenza dell'Europa, che non è l'azione di Bruxelles che causa dei nostri mali. La causa dei nostri mali è che non esiste abbastanza Europa. Quindi l'Europa in realtà è il rimedio, non ha la responsabilità di questi problemi. In conclusione, io ritengo che bisognerebbe evitare alcuni luoghi comuni. Mi è capitato di parlare qualche volta con dei giovani che con una borsa Erasmo, con un programma Erasmo vanno a studiare in giro da una università all'altra e che parlando di quello che avviene oggi sottolineano che non hanno avuto bisogno del passaporto, che hanno usato sempre la stessa moneta e per loro questa è l'Europa. Ma sarebbe veramente un errore ritenere che soltanto perché questi sviluppi positivi hanno avuto luogo, l'Europa è fatta e quindi non rimane più nulla da fare. Anche perché di fronte a qualcosa di compiuto è difficile appassionarsi, ci si appassiona di fronte a qualcosa che va ancora realizzato e dal nostro punto di vista questo non corrisponde alla realtà. Non so quanti di voi hanno visto un film intitolato Before the Rain, prima della pioggia. È la storia di un piccolo villaggio nei Balcani dove convivono pacificamente etnie diverse. Ci sono gli ortodossi, i musulmani, i cristiani e tutto sembra svolgersi in maniera pacifica e tranquilla. Ma poi all'improvviso avviene un fatto che rinfocola enormemente le tensioni tra questi vari gruppi e si vede chiaramente che la situazione precipita al punto dove c'è gente che perde la vita, c'è gente che soccombe in questi scontri e allora ci si chiede ma com'è possibile? Se prima era tutto pacifico, tutto tranquillo, che all'improvviso si siano scatenati questi sentimenti di odio, di incomprensione, di intolleranza. Ebbene, questo spiega una cosa sola, che certe volte l'assenza di tensione non vuol dire necessariamente una situazione di pace. E quello che si dovrà costruire in Europa sempre di più e rafforzare sempre di più è qualcosa che non possa mai far pensare a quello che questo film, molto commovente del resto, presenta e illustra come una situazione che nasconde in realtà le incomprensioni, le difficoltà e non rappresenta un'effettiva situazione di pace. Un altro luogo comune, ma occorre veramente un soggetto come l'Europa sovraordinato agli stati nazionali, non si può vivere anche tranquillamente senza bisogno che ci sia qualcosa di più. E allora bisognerebbe, per rispondere a questo quesito, ripensare a quello che era l'Italia 400-300 anni fa. Nell'epoca precedente allo Stato nazionale, le corti italiane, quella Toscana, la Serenissima, Genova, erano le città più ricche d'Europa. Competevano le une con le altre, ma in maniera sempre da rappresentare il meglio in assoluto che ci fosse in Italia. E si poteva perciò pensare, si sta bene così. 300 anni fa, nel Settecento, noi siamo diventati un paese, e lo dimostra del resto questa splendida Villa Amalfitana,
che fa notare quanto nelle arti, nell'architettura, negli arredi, noi siamo stati senza discussione i più grandi. Ebbene, eravamo pensati aristocratici inglesi, francesi, che venivano a visitare il nostro paese e rimanevano meravigliati. Ma l'Italia come soggetto esisteva. Noi avevamo un ruolo su quelle che erano le sorti del mondo? No. E attualmente la situazione non è dissimile. Cioè noi stati europei ci troviamo esattamente nelle stesse condizioni in cui prima della creazione dello Stato d'Italia noi avevamo delle posizioni di grande eminenza sotto il profilo economico estremamente vantaggiose, ma non per questo svolgevamo alcun ruolo su quello che accadeva poi in definitiva al nostro destino. E allora io vorrei ricordare una cosa, che se non ci proponiamo degli obiettivi forti, se la generazione che ha oggi 30, 20, 30, 40 anni non è consapevole che i nostri obiettivi sono lungi dall'essere stati conseguiti e che dobbiamo impegnarci di più e che il cammino da fare è ancora molto lungo, e allora si rischia di ripetere quello che è successo in Polonia, quando un entusiasmo iniziale che aveva portato a una maggioranza del 70% di polacchi sul voto al trattato, sul trattato di adesione della Polonia all'Unione Europea, 70%, sei mesi dopo, quando hanno cominciato a vedere quanto erano lunghe le discussioni e spesso poco concludenti a Bruxelles, alle prime elezioni al Parlamento Europeo questa maggioranza è scesa al 30%. E quindi io credo che proprio le giovani generazioni dovrebbero avere il massimo di ambizione, cercare di fare in modo, e farlo così come dovrebbero farlo anche le giovani generazioni degli altri paesi europei, perché si propongano obiettivi forti. Se si continua a volare basso,